quest'anno abbiamo voluto mettere insieme il surrealismo con l'astrattismo, con la cerniera, il campo, ed è veramente, soprattutto alcune opere non si sono mai viste, e la Fondazione Camera è stata veramente generosa con loro concedendosi otto trastavai e volai di campo. Ci ha messo del suo anche Venezia, perché fa esporre per la prima volta in Italia gli orecchini di Pepi, che Venezia ha acquistato perché non erano più di sua proprietà, li ha acquistati una cifra piuttosto rilevante, e li fa esporre per la prima volta in Italia, non a Venezia, in una casa di Pepi, ma a Lucca. Così sono riuscito a convincere anche Philip Ryan, una bella riunione artistica, a portare la testiera del letto di Pepi, che è una camera. Il più regolato di foglie, che è stata una delle opere d'arte più rappresentative nella Biennale post-bellica del 1948 a Venezia. Dall'AIA arrivano direttamente i Mondrian, uno della Basilea che viene qua, è veramente una serie di cose che a volte mi stupiscono, devo dire, quando salgo il portato il direttore delle Mondrian di New York e la Fondazione Camera, quasi quasi ci credeva, cioè è possibile che sia proprio in questa città che è un'opera così stratosferica, bene, è vero, sono qui, sono, finisco solo ricordando gli altri punti, scusi se mi sono dilungato un po', la Mercedes ovviamente continua sulle altre strade, ci sono dei punti critici a questo, perché il bilancio è davvero complicato, penso all'utilizzo delle sale, sulla quale tornerà a fare una riflessione sicuramente. Noi le sale le abbiamo sempre concesse, le abbiamo sempre date, adesso la stagione è un po' più complicata. Lo stesso vale per il teatro. La stagione teatrale quest'anno è stata fatta, cercheremo di farla anche il prossimo anno, perché il teatro è un po' il primario, uno di quei pilastri della cattedrale cultura fondamentale. La Regione Piemonte l'anno scorso ci aveva dato 130.000 euro, quest'anno ci ha dato 50.000. Allora, ciò nonostante siamo riusciti a fare la stagione teatrale, e con un impegno notevolissimo, appunto da spendersi anche in prima persona sul bordo dei rischi, a fare 5 concerti pop, che la gente di quella regione, su questo ci ha dato 0. Gli stanziamenti regionali sono aumentati a 13.500 euro per gli eventi contro i 40.000 dell'anno scorso, insomma non siamo alla disperazione, ma ciò nonostante siamo riusciti a fare di più. La musica, la Camerata Ducale, subisce un taglio da 130.000 euro a 50.000 euro da parte sempre della Regione, del Comune, primo dell'anno riesce a mantenere, e l'evento Camerata Ducale ormai è un evento internazionale. Dopo che è suonato qui, è andato a fare lo stesso concerto identico a Roma, portando il nome di Mercedes. La convegnistica internazionale sulle neuroscienze, che vedo un esempio formidabile di sussidiarietà con il privato, perché è un evento che costa 30.000 euro, comunemente 5-8. E poi l'associazionismo, che cerchiamo in qualche modo di sostenere, ma anche di stimolare, nel senso di trovare energie anche autoctone, diciamo, che trovino la possibilità di autofinanziarsi, insomma. Comune mamma purtroppo ha esaurito il latte, o perlomeno c'è una quantità di latte a più bassa, nonostante gli sforzi che noi stiamo facendo. Ciò nonostante vogliamo curare la nutrire, soprattutto la cultura, quella pervasiva, quella che ci fa veramente apprezzare a livello nazionale, perché è vero, l'ho detto, comunque è un evento importante. Però equivale come evento, anche se in modo diverso, non so, il festival della letteratura, della poesia, però sono veri. Poi dopo il resto dell'anno c'è molto più. A Vercelli c'è un pullulare continuo, magari di media, un po' come la sanità, di media intensità, però a livello di una media intensità eccellente. Noi contiamo, chiedo scusa Presidente, sono stato un po' prolisso, però ce ne sarebbe di cosa dire. Io continuo a sperare che si faccia un giorno una riflessione seria da parte di tutti sul ruolo attuale dell'investimento culturale. Perché noi siamo in Italia concepiti come l'avanguardia in questa direzione. Io ho fatto 8 conferenze in giro per l'Italia sul tema dell'economia e della conoscenza. Purtroppo qui non si ha la percezione di cosa voglio dire. Cioè, nonostante, grazie alla volontà di questa amministrazione del sindaco, le metodologie sono applicate. E non è che grazie, chiedo scusa per dire un po' qua. Chiedo scusa se ho lasciato così ultimare questa interessante discussione.
perché effettivamente Navarra è curioso, interessante, e ripeto ancora una volta, è un bene per la nostra città, sotto tutti i punti di vista economico e culturale.